Dopo quell'interrogatorio, riesce a mandare a Barbara un campione incontaminato della nuova tossina di spaventapasseri, nella speranza di riuscire a sintetizzare un antidoto, nel mentre che io mi dirigevo nel luogo indicatomi da quello Oracle, check the scagnozzo. chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting for. Una volta arrivato, notai che il posto era ben sorvegliato, ma non fu un problema mettere tutto il tappeto. Prima questo soldato. Poi tre di guardia alla porta. E infine, i tre dentro l'edificio. Sotto sotto mi aspettavo di non trovare lo spaventapasseri. Ma quello che non mi aspettavo era di trovare Ivy. Per di più, rinchiusa in una cella. I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Listen up, bat freak. We're walking out of here, nice and slow. You try anything stupid, I'll blow your brains out. Ma le sorprese non erano finite, a quanto pare. Scarecrow mi aveva dato un'ulteriore prova dell'efficacia della sua tossina, alla quale però Ivy sembrava essere immune. Nothing like a little natural immunity. What are you doing here? Why did Scarecrow mi chiesi subito per quale motivo fosse rinchiusa in no, quella no, cella. No. E dopo una piccola Tell minaccia, me. Mi spiegò tutto. And what if I don't want to? Then I burn every plant in Gotham. Grazie proprio alla prigioniera, ottenni informazioni molto importanti. Ieri è stata una riunione alla quale avevano partecipato tutti i maggiori esponenti della criminalità di Gotham City. Il pinguino, due facce. E anche la povera Harley, ancora sconvolta per la morte del suo amato. Il loro scopo era ottenere il controllo della città, sbarazzandosi di me, ma non così in fretta. A quanto pare, Ivy non era interessata a tutto ciò, e per questo venne rinchiusa. Cercò di sbarazzarsi di me con un trucchetto da nulla, ma il mio obiettivo era portarla alla polizia, così da sapere sempre dove trovarla e essere più tranquilla al pensiero che lei non era un problema. You're coming with me. You only had to ask. What's wrong? Target, sir. He's cornered. Don't move. Are you sure it's him? Confirmed. It's Batman. Le cose quella notte non potevano essere più complicate. Un carro armato e tre uomini con in braccio un fucile ci stavano mirando. Per fortuna, la Batmobile ha anche un controllo remoto.
eliminati tutti i nemici, mi diresse al dipartimento di polizia. We need to leave. The master of understatement as ever. Aura, I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Ma sulla strada trovai altri imprevisti, che fortunatamente non furono un problema. Chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. Good to have you here, Batman. Bring her down to the lockup on the lower level. What the hell? Hold your fire! It's Batman! What is that thing? Are you kidding me? I thought we were under attack. Arrivati al dipartimento di polizia, gli ufficiali furono estasiati alla vista della Batmobile. Ovvio, non capita tutti i giorni di vederne una. Comunque, presi Ivy e la rinchiusi in una cella. Non era di certo al settimo cielo, e c'era da aspettarselo, ma io mi sentivo più sicuro, in quanto un criminale in meno è una preoccupazione in meno a cui badare. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. Situation is this. We no longer have control of this city. Come on. Answer the phone, damn it. Rachel? Can you hear me? I'm not a politician, sir. That's not my concern. Screw you. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? Pare proprio che la polizia non stesse passando un bel momento. E quando parlai con Gordon, capii perché. Vi erano crimini sparsi per tutta la città. Omicidi, vigili del fuoco catturati e tenuti in ostaggio. E poi c'era Riddler, che vagava in un orfanotrofio. Chissà cosa stava organizzando. Comunque, non avevo tempo per scoprirlo. La mia priorità era sconfiggere lo spaventapasseri. Una volta fatto ciò, mi sarei potuto dedicare a tutti i crimini di Gotham City. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham south and west. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Give me an update.
Yep, poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. Hey, Batman! I guess Scarecrow gave you the slip! You broke my wrist for nothing! He's got plans for you, Batman! You and all your friends! Tonight's the night! Credo proprio che prima dell'alba tutte queste celle saranno piene. E che quel criminale che credeva di avermi fregato avrà anche l'altro polso spezzato. This thing's had a serious upgrade. Air support saw it turn into some kind of tank. Nice. Don't get too close. He's here. Back up. Good evening, Mr. Wayne. I hope the car's performing to your high expectations.